La mostra Il Cinquecento a Firenze, maniera moderna e controriforma, è pensata proprio come un grande percorso attraverso l'intero secolo che si dipana attraverso delle stanze, pensate ognuna come un ritmo diverso, da una specie di grande partitura d'organo per le pale d'altare a una musica più intima per gli ambienti dedicati al ritratto e allo studiolo, e una grande musica polifonica per le stanze invece dedicate al mito e all'allegoria. Ovviamente all'inizio il visitatore troverà Michelangelo, troverà Rosso Fiorentino, troverà Andrea del Sarto, troverà Pontormo, troverà Bronzino, ma sono i maestri, sono lì non in quanto feticcio d'attrazione, è perché non si può capire il seguito di questa mostra se non si passa di lì. Quello che a me interessa è l'educazione, bisogna che i giovani vengano a imparare a conoscere il bello perché poi lo sappiano riconoscere in ogni frangente della vita. Abbiamo voluto insieme a Palazzo Strozzi fare una scommessa, quella di portare una bellezza dal valore educativo grande con dei nomi dei maestri del Cinquecento che hanno costruito dei modelli. Un percorso che intende rendere fruibile un secolo complesso e colto attraverso un filo rosso che lega le varie anime di un momento di grande intensità artistica. La mostra è tutto un dialogo fra sacro e profano, perché allora gli stessi pittori dipingevano con lo stesso impegno linguistico e lo stesso impegno lirico e poetico sia una Venere sensuale che una Madonna e un'Immacolata Concezione. Palazzo Strozzi rappresenta un'eccellenza italiana e non solo per quanto riguarda la partnership tra pubblico e privato. Lavorare con grandi aziende, grandi gruppi come Unipol per noi è fondamentale per poter offrire alla comunità eventi culturali importanti, fare avanzare gli studi e anche per portare avanti quelle che sono iniziative parallele alle mostre che hanno una ricaduta importantissima per il nostro patrimonio, quali la campagna di restauri che ha visto protagonista questa mostra con circa una ventina di opere di collezioni pubbliche restaurate appunto per l'occasione. L'Italia, oltre che essere un mercato fondamentale, ma è un ambito fondamentale. Quindi sostenere l'arte, sostenere la cultura nel nostro paese è una scelta specifica perché vogliamo valorizzare l'asset Italia in quanto tale. Per la mostra sono stati eseguiti una ventina di restauri, di grandi pale d'altare, di sculture, quindi è un grande patrimonio che permette di fruire al meglio queste opere e poi opere che torneranno nel territorio, nelle chiese, nei musei, di nuovo al loro splendore originario.